Una produzione, Lamantino Brothers. Ma come si fa a collaborare in modo più stretto, più vicino con l'Agenzia delle Entrate? Oggi in Italia c'è una normativa, il cosiddetto adempimento collaborativo, una disciplina molto interessante per le imprese, chiaramente di grandi dimensioni. Ne parliamo oggi con il dottore commercialista Antonio Vicentini, tax manager del gruppo Leonardo. Questo podcast non incoraggia né promuove alcun tipo di servizio professionale, di consulenza fiscale e tributaria. I dati, i contenuti e le idee in esso espresse hanno uno scopo puramente informativo e divulgativo, al fine di creare consapevolezza sull'importanza di un corretto comportamento ai fini fiscali. Se hai dubbi, domande, ovvero incertezze in merito al comportamento da adottare, rivolgiti al tuo consulente di fiducia. Giungla Fiscale, il podcast in cui assieme ad esperti di settore ti aiuterò a districarti all'interno del complesso mondo della fiscalità italiana. Io sono Salvatore Cameli, sono un avvocato tributarista, insieme scopriremo segreti, insidie e regole di questo mondo. Ciao Antonio, come stai? Benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Come va innanzitutto? Grazie a te dell'invito, molto bene, molto bene, sempre insomma... Sempre sul pezzo. Dai, oggi con te parliamo di un tema davvero interessante, il cosiddetto adempimento collaborativo, è un istituto, diciamo così, che può dare delle buone prospettive all'impresa per gestire certe situazioni. Ma di che cosa si tratta e cerchiamo di capire soprattutto a chi si rivolge. Guarda, è in realtà un cambiamento culturale che è attualmente si rivolge a imprese di grandi dimensioni. In realtà l'adempimento collaborativo non è un istituto di oggi, è un istituto che è stato introdotto circa 8 anni fa, nel 2015, e fino ad oggi era appannaggio di grandi imprese molto strutturate, ma con la riforma fiscale è in atto un progressivo allargamento della platea di contribuenti che sono interessati ad aderire. In realtà quello che realmente è l'effetto, va sottolineato, è che comporta un cambiamento culturale nel rapporto con l'amministrazione finanziaria. Tante volte abbiamo detto, noi addetti ai lavori, abbiamo sottolineato quanto il rapporto conflittuale con l'amministrazione finanziaria, l'incertezza che deriva da recuperi fiscali, da azioni di accertamento molto aggressive, che seguono azioni di accertamento molto aggressive, poteva essere un fattore che in realtà metteva in difficoltà le imprese, soprattutto le multinazionali, quelli che venivano da fuori vedevano con difficoltà questo sistema tributario italiano che non dava certezze. Il rapporto con l'amministrazione finanziaria aiuta in realtà a acquisire certezza, quindi riduce la conflittualità, la previene, facilita l'interpretazione di fattispecie complesse, un'interpretazione condivisa rispetto alla quale l'amministrazione finanziaria dimostra, illustra con reattività la propria posizione e diciamo concorda col contribuente la condotta da seguire. Il contribuente d'altra parte si dota di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale che lo aiuta a gestire il rischio fiscale, riducendolo per quanto possibile, il rischio fiscale di qualunque natura, che può essere il rischio dell'adempimento, ma è il rischio interpretativo, il rischio di essere coinvolti in frodi fiscali, magari commessi da terzi, cioè è un rischio in realtà molto ampio. Molto ampio, perché diciamolo Antonio, il nostro sistema è un sistema molto complesso. Io ho trovato per caso qualche tempo fa un articolo di Italia Oggi, pensa, del 1994, dove si raccontava il lavoro che svolse il professor Victor Huckmar a favore dell'allora ministro delle finanze, il quale gli chiese: ma descrivimi un po' qual è lo stato del fisco italiano. Io ricordo questo articolo dove si diceva: guarda, ci sono 46 imposte, oltre 800 e più leggi, questo era il 1994, questo articolo si trova facilmente in rete, anche se non è ancora disponibile. Dal 94 ad oggi la situazione non è cambiata molto, anzi abbiamo una produzione interpretativa ancora più imponente, significativa da parte dell'Agenzia delle Entrate, e quindi è chiaro che in un sistema così complesso, dove il dubbio interpretativo è una costante, oramai l'adempimento collaborativo certamente rappresenta
davvero un ottimo strumento a mio avviso. Ma spiegami un po', spieghiamo un po', ma chi può accedere a questo adempimento collaborativo e che tipo di aziende, diciamo, cerchiamo di dare un, come dire, anche all'imprenditore, no? Che ha delle previsioni di crescita magari molto importanti da quei prossimi anni, perché ecco, dovrebbe a tuo avviso valutare, l'abbiamo già detto prima, l'incertezza normativa, diciamo, l'ingresso nella, diciamo, nell'adempimento collaborativo, però ad oggi quali sono i numeri? Ecco. Allora, ad oggi il regime è accessibile attraverso una istanza a imprese molto strutturate in realtà, che hanno un fatturato superiore ai 750 milioni di euro con un, previsto dalla norma attualmente, con un progressivo abbassamento della soglia, per cui dal 2028 in realtà saranno quelle con più di 100 milioni di euro di fatturato. Accanto a che si dotino, nel presupposto che si dotino appunto di un tax control framework, un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. E accanto a questo sistema, però, tuttavia, diciamo, è molto interessante, perché anche le imprese che non raggiungono i livelli di fatturato che ho appena detto possono in realtà optare per comunicare all'Agenzia delle Entrate di essersi dotate di questo sistema e sostanzialmente beneficiare diciamo di alcuni degli effetti premiali di questo regime. Quindi oggi è uno strumento a servizio delle imprese grandi strutturate, che peraltro lo inseriscono questo sistema dentro un sistema un po' più ampio di controlli interni. Ma la gestione del rischio, proprio perché è, diciamo, in realtà un'attività a cui tutte le imprese necessariamente sono chiamate, l'impresa deve essere tenuta a gestire il rischio per definizione, altrimenti non sarebbe un'impresa. No, non dura, più che altro. È interessante vedere come accanto a questo la nuova norma introdotta dalla riforma prevede la possibilità di optare su base volontaria anche le imprese che in realtà sono sotto soglia. Quindi quello che possiamo riassumere è che quello che porta un imprenditore, insomma, ad aderire su base volontaria o in presenza dei requisiti all'adempimento collaborativo è, diciamo, una maggiore certezza nell'applicazione della norma fiscale e un maggiore controllo del rischio connesso all'applicazione della norma. Sì, in realtà ci sono anche degli altri benefici premiali che sono peraltro previsti dalla norma: la riduzione delle sanzioni, in alcuni casi la disapplicazione, l'esimente dalla sanzione penale per dichiarazione infedele, fuori dai comportamenti ovviamente caratterizzati da natura fraudolenta. La riduzione dei termini di accertamento, la disapplicazione delle garanzie nel caso di procedure di rimborso imposte, per esempio. Questo è un aspetto anche molto importante. Ma in realtà l'aspetto realmente importante è quello da sottolineare, che qui attraverso la gestione, il controllo del rischio fiscale, l'impresa acquisisce una maggiore consapevolezza anche fuori da quelli che sono tecnicamente i processi fiscali dell'azienda. Quindi in realtà c'è una diffusione, una cultura di rispetto, di legalità dal punto di vista fiscale, della delicatezza degli aspetti fiscali anche fuori da quelli che sono gli ambiti che strettamente sono legati all'adempimento fiscale, quindi insomma, il responsabile fiscale sotto l'area finance, banalmente. Anche perché il rischio fiscale si annida ovunque, anche fuori da consulente, ricordo di aver, mi occupavo alle prime volte di questi aspetti, di aver in realtà acquisito contezza che ci fosse rischio fiscale nell'attività di marketing. Perché? Perché banalmente non applichi, fai un concorso a premi e non applichi le ritenute. Cioè, voglio dire, anche lì, quando mai a uno che si occupa di marketing dovrebbe venire in testa di coinvolgere il fiscalista? Questa è la rivoluzione culturale. Domani l'impresa che gestisce consapevolmente il rischio fiscale chiederà
a tutti quelli che gestiscono funzioni fiscali importanti di coinvolgere il fiscalista, non è una cosa da poco. No, è molto interessante, io Antonio ti ringrazio per aver affrontato insomma qui a Giungla Fiscale, poi diciamo l'adempimento collaborativo un po' cerca appunto di aiutare l'impresa per uscire proprio dalla giungla, dalla complessità del sistema, dando diciamo un supporto reale e concreto da parte dell'amministrazione finanziaria proprio all'impresa. Di adempimento collaborativo ne parleremo ancora insieme in un'altra puntata dove entreremo ancora un po' più nello specifico. Intanto io ti ringrazio e ci vediamo alla prossima. Grazie a te Salvo per l'invito. Avete ascoltato Giungla Fiscale, il video podcast senza peli sulla lingua realizzato con il supporto dei fiscalisti provenienti da tutta Italia. Seguici e saprai come sopravvivere all'interno del complesso mondo della fiscalità italiana.